Amici del basket, buonasera e più cordiali saluti, vi giungono in diretta dal Palace Bar di San Lorentino, questo magico palazzetto dello sport che ha dato i natali ai campioni, ma non soltanto ai campioni, ma ha dato i natali anche ai mister, agli allenatori. E qui abbiamo il nostro grande Paolo Bruschi, siamo con i magici bambini, questi giovani virgulti. Pensate, 2008, qualcosa come 7 anni, 8 anni Paolo. Allora 2008, 8 anni, quanti sono questi bambini? Sono 20. 20 bambini. Però vedrete quelli dopo, sono di 2007, oltre 30. 2007, oltre 30 bambini. C'è qualcosa qui da vedere, da che sicuramente potremmo vedere nel tempo in proscenni più importanti? No, non esagerare. Te vedi, sei proprio come... quelli... Noi siamo rapidi, siamo veloci, vogliamo vedere campioni. Noi facciamo un processo, il prodotto si vedrà. Ed ora noi andiamo a sentire chi sono veramente i protagonisti della giornata. Grazie Paolo, ed ora vediamo, sentiamoli i bambini. Filippo Bronchi viene da Aretino, sei Aretino? Sì. Aretino di dove? Di Arezzo? Da quant'è che fai questo sport? Da un po' di mesi. Come ti trovi qui ad Arezzo? Bene. Com'è la palestra? Bene. Le attrezzature sono buone, sono valide? Gli spogliatoi accoglienti? Sì. Hai già fatto amicizie con i tuoi amici qui di squadra? Senti, hai fatto qualche partita? Sì. È il primo sport che fai o hai fatto anche qualche altro sport? Ho fatto anche qualche altro sport. Che sport hai fatto? Nuoto. Nuoto? E perché hai scelto uno sport collettivo anziché uno sport individuale? Perché mi piaceva di più. Franca Lanci, senti, te perché hai scelto la pallacanestro? Perché mi piaceva. E hai fatto amicizia qui oppure sei solo? Con tutti. Con tutti. E tu da grande cosa vuoi fare? Il motociclista. E giochi volentieri qua ad Arezzo oppure se vuoi andare a giocare in Serie ti portano fuori, vai fuori di Arezzo? A Milano, a giocare al basket a Milano? Sì, io mi chiamo Michele Sandroni. Michele Sandroni, quanti anni hai? 8. E hai scelto la pallacanestro perché? Perché volevo provare, pensavo mi piace, volevo iniziare perché pensavo mi piacesse e alla fine ora mi sono trovato, mi piace. Senti, hai fatto già amicizie? Sì. Amici di scuola? Uno ce n'è. Ce di n'è scuola. E tu dovevo arrivare da grande? Vuoi giocare, continuare a giocare a pallacanestro? In realtà da grande di lavoro volevo fare il macchinista. Macchinista di treno? Sì. E invece? Se riesci nella pallacanestro? Se riesco nella pallacanestro... Continua a giocare? Continuo, sì. Samuele. Samuele, cognome? Zangrilli. Da quant'è che giochi a pallacanestro? Non mi ricordo. E tu perché hai scelto la pallacanestro? Perché mi piaceva. E da grande vuoi continuare a giocare a pallacanestro oppure vuoi... Può darsi che tu scelga qualche altro sport? Vai a continuare a pallacanestro. A scuola come va? Benissimo. Gli allenamenti sono duri? Sì. Giochi per vincere o giochi per divertirti? Gioco per divertirmi. Bravissimo Samuele. Dopo Samuele arriva? Manuel Contu. Manuel, da quant'è che giochi a pallacanestro? Da 3 anni. Perché ti hai scelto la pallacanestro? Perché mi piace. E da grande tu lasceresti Arezzo per scegliere magari una squadra di Serie A? Sì. Lasceresti volentieri? Sì. Hai fatto altri sport? No. Andrea, senti, da quant'è che giochi a pallacanestro? Un anno. Perché ti piace la pallacanestro? Perché mi piace. Hai fatto altri sport? Sì. Che sport hai fatto? Nuoto e calcio. Nuoto e calcio. E perché vuoi rimanere qui nella pallacanestro? Mamma, perché all'inizio il nuoto mi iniziava faticoso, il calcio non mi piaceva più, allora tra il basket mi sembrava una decisione bella. I genitori sono contenti? Sì. Davide, tu da quant'è che giochi a pallacanestro? 2 anni. Sono contenti i tuoi genitori? Sì. A scuola come va? Bene. Hai fatto altri sport? No. Perché ti piace la pallacanestro? Perché è un bello sport e il mio babbo mi ha costretto di andare a giocare a questo sport. È stato un consiglio o una imposizione? È stato un consiglio. Il più piccolo, vediamo il più piccolo, quanti anni hai? 5. Come ti chiami? Davide. Davide, e da quant'è che giochi a pallacanestro? Da 3 anni?
Hai iniziato quest'anno? No. Sono contenti i tuoi genitori? Chi è che... Perché ti piace la pallacanestro? Perché mi piace tirare. Ti piace giocare? Ma è stato papà che ti ha portato a questo gioco Maria, oppure è la scelta tua? Il babbo. Il babbo. Ah, oh, questo è il primo giorno di scuola praticamente, il primo giorno di lezione sportiva. Come ti chiami? Edoardo. Edoardo, quanti anni hai? 7. Perché hai scelto la pallacanestro? Perché, però io ai genitori non le l'ho detto della pallacanestro, però ci volevo andare lo stesso. E allora cosa hai fatto per venirci? Ho fatto per vedervi, sono andato qua e vi ho visto. Hai fatto altri sport in passato? Sì. Che il primo giorno che sensazione hai avuto qua in questo palazzetto? Tanti bambini, tante amicizie? Sì. Max, tu quanti anni hai? 7. 7 anni, a scuola come vai? Bene. Hai fatto altri sport? Sì. E che sport hai fatto? Calcio e nuoto. E perché hai scelto la pallacanestro? Perché mi piace. Francesco, non è il primo giorno sicuramente perché lo vediamo impegnatissimo, una lezione lunghissima, da quant'è che giochi? 2 anni? 2 anni, sì. E perché hai scelto la pallacanestro? Perché mi piace. Perché hai fatto altri sport in passato? Sì. E che sport hai fatto? Tennis, nuoto e ho provato anche calcio. Ma ti piace più segnare oppure difendere il canestro? Difendere. Difendere il canestro. Bravissimo questo bambino. Eccone un altro. Nome e cognome? Matteo Liberatori. Matteo Liberatori. Matteo, quanti anni hai? 7. 7 anni, Matteo. Da quant'è che giochi a pallacanestro? Un anno. Un anno. Perché hai scelto la pallacanestro? Perché a me non mi piaceva il calcio, ma mi piaceva il basket. Steven Colbucai. Quanti anni hai? 7. 7 anni, è la prima volta che giochi a pallacanestro. Da quant'è che giochi? Da qualche mese. Da qualche mese. Perché hai scelto la pallacanestro? Perché il calcio non mi piaceva e ho scelto il basket. Chi è che ti ha detto di venire a fare la pallacanestro? Il babbo o la mamma? No, l'ho deciso io. Vediamo ancora altri 4 bambini. Il nome? Alessandro Giovane. Alessandro, tu da quant'è che giochi a pallacanestro? Da qualche mese. Da qualche mese, quindi sei all'inizio. Quanti sport hai fatto in precedenza? 1. Che sport hai fatto? Nuoto. Dove vorresti arrivare nello sport? Ai campionati. Ai campionati. E i tuoi genitori sono contenti? Sì. La scuola va bene? Sì. E da grande, se ti dicessero di lasciare Arezzo per andare in una bella squadra, dove rimarresti? Arezzo, oppure rinunceresti al ruolo, oppure andresti via, lasceresti la tua città? Lascerei la mia città. Matteo, quanti anni hai? 8. 8 anni, da quant'è che giochi a pallacanestro? 80. È il primo anno? No, secondo. E quindi ti sei già inserito in questo sport importante. E tu da grande cosa vuoi diventare? Un professionista di basket. Leonardo. Leonardo, quanti anni hai? Aprile faccio 8. 8 anni, da quant'è che giochi a pallacanestro? 3 anni. Hai fatto soltanto il basket o hai fatto anche qualche altro sport? Solo il basket. Solo il basket. E perché hai scelto questo? Perché me l'ha consigliato il nonno, lo zio, il cugino. Bravissimo, una famiglia, praticamente una dinastia di giocatori di pallacanestro. Sì. E se ti dicono sei un campione, lascia la tua città, vieni fuori da Arezzo, te lasceresti anche Arezzo? Sì. Michele Apini. Michele quanti anni ha? 7. 7 anni, da quant'è che giochi? 7 e mezzo. Da quant'è che giochi a pallacanestro? Un anno. Un anno di pallacanestro. Che sport è? Bello? Sì. E perché hai scelto la pallacanestro? Perché sono piscina, mi annoiavo e allora ho scelto anche quel basket. Hai fatto amicizie qua? Sì. Con chi? Con tutti. Sei contento degli allenatori? Sì. Sono bravi? Sì. Ti fanno sudare? Faticare tanto? Sì. Alessandro Stocchi, un grande personaggio di questo sport, non soltanto per aver giocato e aver vinto un campionato recentemente,
ma anche lo vediamo in veste di educatore oggi, sì, con tutti questi bambini. Sì. Come ti trovi? Mi trovo bene e cerco di andare avanti con questi educatori dei bambini. Si fa lunedì, mercoledì e venerdì. Senti, i bambini sono obbedienti, cercano di obbedire ai tuoi comandi? Sì, in momenti sì, in momenti sono un pochino più distratti. C'è qualcheduno che emerge già da ora, anche se saranno 8, 7, 8 anni? Sì, la maggior parte. Si vede qualcheduno che... Sì, cominciano a stare dietro perché fa un po' di tempo stare dietro. Lasciamo Alessandro al suo lavoro perché se no Paolo lo reclama perché deve assistere i suoi bambini, sì, i suoi ragazzi, e auguriamoci che anche fra questi ragazzi possa emergere qualcheduno e portare alto il nome di Arezzo in tutta Italia. Abbiamo ascoltato i bambini che sono la voce praticamente della purezza, della ingenuità, della verità, ed ora ascoltiamo i genitori, non che i genitori raccontino le novelle, ma qui abbiamo tra il pubblico un personaggio, diciamo così, il fratello di un personaggio importante che ha dato lustro nel passato alla nostra città e che sta dando lustro ugualmente, quel Paolo Moretti, che è diventato un grande personaggio di questo sport. Aldo è il papà di uno di questi bambini e quindi uno di questi bambini è nipote del grande atleta. Che effetto fa vedere il bambino sulle orme dello zio? E che effetto fa essere fratello di un personaggio così importante in Arezzo, in questo sport? L'effetto è sicuramente orgoglio, prima cosa. L'orgoglio per vedere mio figlio fare uno sport, secondo me, sano. Uno sport che ti permette di stare in compagnia, di creare un simbiosi con altri bambini della tua età, e quindi di crearti un gruppo di amici che spero, come sono stati i miei amici, compagni di basket 30 anni fa, spero questi suoi amici se li possa mantenere per tutta la vita. Tra l'altro sono anche un gruppo foltissimo e quindi se li tiene amici tutta la vita avrà tantissimi amici per tanto tempo. Un bel gruppo questo qui sulle orme del più quotato, del più importante personaggio che Arezzo abbia dato, il fratello di Paolo Moretti, Aldo, è orgoglioso, siamo orgogliosi anche noi di avere nel nostro palmarès un personaggio così importante e tuttora importante per questo mondo, per questa disciplina sportiva. Fabio Moretti, chiaramente sei il nipote del grande Paolo Moretti. Sì. Quanto ha inciso lo zio Paolo a che tu cominciassi questo sport? È stata una decisione tua oppure sulle orme dello zio e del papà hai scelto questa disciplina sportiva? È stata una decisione mia. Da quant'è che giochi a pallacanestro? Parliamo seriamente ora. Da 2 anni. E prima hai fatto qualche altro sport? No. Soltanto pallacanestro? Sì, soltanto pallacanestro. Hai fatto amicizie qui nei tuoi, sì, compagni? Sì. Sei stato trascinato dai tuoi compagni oppure hai visto papà e lo zio in televisione e quindi ti ha affascinato il loro percorso e quindi vuoi diventare come loro o più di loro? Io praticamente ho visto il mio zio che faceva l'allenatore con quelli che... con quei bambini grandi che giocano a basket, gioca in una squadra di Firenze, di Varese. E gioca a Firenze. È stato anche a Pistoia, mi risulta. Sì, è stato anche a Pistoia. Con grandi risultati da allenatore, quindi è andato ora a Varese. Sì. Senti, e tu da grande vuoi giocare a pallacanestro oppure fare un'attività diversa dalla pallacanestra? Vuoi realizzare nella professione? Da grande voglio fare il giocatore come ha fatto papà. Senti, in che ruolo ti vuoi affermare da grande? Quale ruolo? Firenze. Pivot. Il fisico c'è, auguriamoci che tu possa mantenere il fisico adeguato e l'entusiasmo altrettanto. E ti lascio a Paolo Bruschi che è l'attento osservatore, l'educatore di questi ragazzi e che tu possa realizzare i sogni che ti sei imposto. Grazie Fabio. Duccio.
Duccio, cognome? Capolzini. E da quant'è che giochi a pallacanestro? 4 anni. 4 anni, in 4 anni hai visto tanti amici e hai sempre giocato a pallacanestro oppure hai fatto qualche altro sport? Ho fatto qualche altro sport e ho incontrato degli amici nuovi. E perché pallacanestro l'hai preferita? Perché per motivi di amicizia con i compagni o perché è lo sport che ti piace e ti coinvolge? Perché è uno sport che mi piace. Ti piace? Senti, che ruolo vorresti fare da grande? La guardia. Bene, i genitori sono contenti di questo tuo sport? Sì. Chi è che ti ha indirizzato al basket? Io. Che sensazione si prova avere un bambino che si allena qui in questa maniera? Io credo che la parte ludica in questa fase sia più importante, diciamo, dell'aspetto tecnico, che poi verrà, credo, in una fase successiva. Come ambiente è splendido e aiuta anche la integrazione fra bambini, che è la cosa secondo me più importante. Dopo gli uomini chiaramente vengono le signore, le mamme, che seguono con attenzione e con un po' d'ansia i propri ragazzi. Vediamo la signora Francesca. Francesca, c'ha il bambino? Filippo di 8 anni. Filippo di 8 anni, che sensazione si prova a stare qui a vedere i bambini crescere in un mondo sano, in uno sport veramente importante e che presto avrà anche una sede adeguata? Speriamo che abbia una sede più adeguata di questa, quello di sicuro. L'aspettiamo con ansia e siamo contente. Cioè, noi ci capiamo poco tra donne, io ci capisco pochissimo di basket, però sono contenta che il bambino si diverte, c'ha un bravo allenatore, perché Paolo è molto coinvolgente, fa molta presa sui bambini, sono contenta, sono soddisfatta. Quali sono le vostre aspettative per i ragazzi? Aspettative sportive? Adesso come adesso che si divertano, perché comunque hanno 8 anni e quindi è giusto che la prendano come gioco. Poi non lo so, in un futuro se vorrà continuare, quello dipende anche da lui soprattutto, se dall'impegno che ci mette, dalla passione, se trova la giusta presa, insomma. È stata una scelta del bambino o è stata un'imposizione dei genitori? È stata una scelta di Filippo, perché aveva anche già un suo amichetto e che già era già diversi anni che lo faceva e è voluto venire, insomma. A quest'età lo sport è fondamentale anche per un discorso psicofisico, di crescita psicofisica, quindi è importante che faccia anche sport. Vediamo la controprova. È arrivato in questo istante Filippo. Allora Filippo, chi è stato a mandarti a pallacanestro? Io. È la scelta personale. Ma i tuoi genitori sono contenti? Sì, sì. Chi è più contento, la mamma o il babbo? Non, guarda, questo non lo so. Senti, che classe fai? Terza A. Terza A, perché se era B era diversa. Ascolta, la terza è... come vai a scuola? Non si dice che vado tanto bene, ma benino. Ti impegni a scuola oppure fai le cose con superficialità? Le faccio bene. Fai bene. E a scuola hai fatto altri sport? Questo qui. Sì, parlo cioè? Pompieri. E che sport hai fatto? Atletica. Atletica è uno sport individuale e hai scelto uno sport collettivo. Perché hai scelto questo sport qui? Basket. Perché a me non mi sfogavo, mi ci divertivo, mi piace, ci sono anche i miei amici, per cui... Hai fatto amicizie già con amici di scuola oppure amici che hai trovato? Di scuola e anche altri, sì. Abbiamo un'altra signora qui, allora, signora, lei chi ha il bambino? Sì, mio figlio Tommaso Ginestrini. Tommaso? Ginestrini, sì. Quanti anni ha? È il secondo anno che viene qui, si diverte, gli piace. È stata una scelta del ragazzo o un'imposizione vostra? No, del ragazzo, anche se la scelta era o calcio o pallacanestro, poi la famiglia noi abbiamo più tirato per la pallacanestro, sinceramente, e lui dopo piano piano gli è cominciato a piacere e si diverte, sì. No,
ambiente piacevole, si diverte. I ragazzi coinvolgente, sono veramente, gli piace tanto giocare, partecipare, venire agli allenamenti. Quanto incide la presenza di un allenatore come Paolo Brusco? Ma fondamentale, guardi, perché Tommaso già l'anno prima c'era Paolo, e se c'è Paolo continuo tranquillamente perché mi ci trovo troppo bene, quindi incide tanto l'allenatore. Tante, perché chiaramente cerca di unire e mai di dividere, quindi... Ragazzi, veramente bravissimi. Modo di sfogarsi, di stare con gli altri bambini, di allargare anche le proprie conoscenze, eccetera. Quindi sta veramente bene, si trova bene. E preferisce che il bambino segua le orme del più blasonato Moretti Paolo, abbiamo sentito il nipote prima, oppure che si affermi nella vita? Nella vita, guardi, soprattutto nella vita. Certo, perché lo sport è importante, però la vita è un'altra cosa. A una certa età si deve abbandonare, quindi o non nasce campione. I ragazzi faranno quelle, le scelte che vogliono, però insomma l'importante è la vita, che si comporti bene, ecco. Un altro nutrigruppo di tutti i bambini che frequentano questa magica palestra. Allora, nome e cognome? Leonardo Mario Giusti Tarini. Leonardo, quanti anni hai? 8. Da quant'è che giochi a pallacanestro? Da tanto, un pochetto. E perché hai scelto la pallacanestro? Così, mi piaceva. A scuola come vai? Bene. Bravissimo. Leonardo, secondo? Io mi chiamo Nicola Marraccini. Nicolo. Allora, Nicolo, da quant'è che giochi a pallacanestro? Da 3 anni. Da 3 anni, e dove vuoi arrivare? Voglio arrivare fino in fondo. Fino in fondo. A scuola come va? Bene. Sono contenti i genitori? Sì. Alessandro Angioletti. Alessandro, da quant'è che giochi a pallacanestro? 2 anni. Perché hai scelto la pallacanestro? Perché è lo sport che mi piace. Ti piace? Hai fatto amicizie qui? Sì. A scuola come vai? Bene. E da grande cosa vuoi fare? Giocatore oppure un bel ingegnere nucleare? Giocatore. Giocatore, bravissimo Alessandro. Prossimo. Vittorio Nicchi. Vittorio, quanti anni hai? 8. Da quant'è che giochi? 1 anno. Perché hai scelto la pallacanestro? Perché è l'unico sport che mi piace. Luca Franceschi. Luca Franceschi, quanti anni hai? 9. Perché hai scelto la pallacanestro? È lo sport che mi piaceva di più. E che ruolo vuoi giocare? Ancora non lo so che ruolo. A scuola come vai? Benissimo. È contento il babbo? Sì. Più contento il babbo o la mamma? Tutti e due sono contenti. Bravo Francesco, vieni qua. Prossimo. Marco? Tommaso Ginestrini. Tommaso Ginestrini, un nome che conosco bene. Quanti anni hai? 8. Da quant'è che giochi a pallacanestro? 2 anni. Il babbo è un grande giocatore di calcio, perché hai scelto la pallacanestro? Non lo so, perché mi ispirava tanto e la mia mamma mi ha convinto. A scuola come vai? Bene. E da grande cosa vuoi fare? Il giocatore. Pallacanestro? Sì. Giacomo Roggi. Giacomo Roggi. Quanti anni hai? 8. Da quant'è che giochi a pallacanestro? Ho cominciato quest'anno. Ti piacciono gli allenatori, gli educatori? Sì. Sono bravi? Sì. Francesco. Francesco, quanti anni hai? 8. Da quant'è che giochi a pallacanestro? 1 anno. 1 anno, perché hai scelto la pallacanestro? Perché mi piace. Ti piace? Hai fatto amicizie qui? Sì. I genitori sono contenti che tu faccia questo sport? Sì. Federico Lucisano. Federico, bravo. Quanti anni hai? 8. Da quant'è che giochi? 5. Da 5 anni. Ah, 5 anni, allora è da tanto tempo. Hai fatto anche qualche partita? Sì, sì. Chi è più contento, il babbo o la mamma? Tutte e due. Hanno giocato qualcuno di loro a pallacanestro? Il babbo faceva l'arbitro. Francesco Cavalieri. Francesco, quanti anni hai? 8. Da 8, da quant'è che giochi? Quest'anno è il primo anno. Primo anno, hai fatto altri sport? Sì, nuoto. I tuoi genitori sono contenti? Sì. Chi è più contento, il babbo o la mamma? Tutte e due. A scuola vai bene? Sì. Mi chiamo Nicola. Nicola, quanti anni hai? 8. 8 anni. E hai scelto la pallacanestro oppure il babbo ti ha detto vai? È stata una mia decisione, l'ho scelta da me. Hai fatto altri sport? Sì, calcio. Calcio. E perché hai scelto la pallacanestro? Perché mi piaceva. E a scuola va bene? Sì. E se ti dicessero di lasciare Arezzo perché vai veramente bene e vai in un'altra città, ti dispiace lasciare Arezzo oppure vai tranquillamente? Mi dispiace. Daniele, quanti anni hai? 8 anni? No, 9. 9 anni, te da quant'è che giochi?
Da qualche mese. Da qualche mese. E perché hai scelto la pallacanestro? Perché è il mio sport preferito. E da grande cosa vuoi fare? Un giocatore di basket. Un giocatore di basket. Mi chiamo Daniele Dobos e ho 8 anni. Daniele Dobos, hai un fratello che gioca a pallacanestro? No. Papà? Un po'. Perché Daniele ha scelto questo sport? Perché mi piace e quando a 6 anni giocavo con mio babbo a canestro. Mi chiamo Andrea Nocciolini. Ti chiami? Andrea Nocciolini. Andrea, da quanti anni è che giochi? 2 anni. 2 anni, perché hai scelto la pallacanestro? Perché era il mio sport preferito e perché il mio fratello giocava prima a basket. Giocava, che ruolo giocava tuo fratello? Attaccante. Tu cosa vorresti diventare, un attaccante o un difensore? Attaccante. Gianluca Raspanti, quanti anni hai? 8. 8 anni, da quant'è che giochi a pallacanestro? 4 anni. 4 anni sono tanti. Hai fatto qualche gara, hai partecipato a qualche torneo? Molte. Molte gare, vinte? Non me lo ricordo. In percentuale superiore le vittorie o le sconfitte? Mi sa vittoria. Ti piace più giocare bene e perdere o giocare male e vincere? Giocare bene e perdere. Mi chiamo Marco Pasquini e ho 8 anni. Marco, 8 anni, da quant'è che giochi a pallacanestro? Non lo so. Senti, a scuola come vai? Bene. Sono contenti i tuoi genitori? Sì. Studi bene, cioè lo sport non è che ti stanca quando esci qui dagli allenamenti? No, io ho scelto proprio lo sport che faceva il mio babbo che ancora fa. Ah ecco, ma tu l'hai fatto per... Sì, non farò l'attaccante, farò l'allenatore. Mi chiamo Riccardo Andrei. Riccardo, da quant'è che giochi? Da un anno. Un anno, quindi hai scelto questo sport e sarà lo sport della tua vita? Sì. E perché ti piace questo sport? Mi piace perché siamo in gruppo e poi si gioca. Si gioca, ma è faticoso questo sport? No, non è faticoso. Ti realizzi nella scuola, studi bene oppure c'è qualche lacuna? No, tutto bene. Chi è che ti ha indirizzato su questa disciplina? Io. La scelta è tua, però il papà e la mamma sono contenti? Sì. Ettore, allora da quant'è che giochi a pallacanestro? 2 anni. 2 anni, Ettore, e con quali risultati? Belli. Ti piace giocare a pallacanestro? Perché hai scelto questo sport? Perché era quello che mi piaceva più di tutti e mi piaceva, mi divertivo più degli altri sport che ho fatto. A scuola come va? Bene. E tra lo sport e la professione cosa preferisci? La professione? Lo sport. Lo sport. E i genitori sono contenti? Sì. Chiaramente. Sì. E tu cosa vorresti dire a qualche bambino che magari ti guarda in televisione e che non è deciso su quale sport seguire? Cosa gli dici? Di giocare a questo gioco perché è molto bello e divertente. Bravissimo il nostro atleta. Ed ora la volta, altissimo questo. Quanti anni hai? 8. Come ti chiami? Cesare Cassi. Cesare è un grandissimo fisico che sicuramente in questo sport aiuta. Chi è che ti ha orientato per questo sport? Il babbo. Il babbo, perché ha giocato il babbo? Sì. E allora quindi il babbo ti chiede quando torni a casa cosa avete fatto, cosa non avete fatto, ti segue anche quando fai gli allenamenti? Sì. È contento del tuo comportamento, è contento dei tuoi risultati? Sì. Davide Gallorini. Davide, quanti anni ha Davide? 8. 8 anni, da quant'è che giochi a pallacanestro? 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo, quindi sei un gran esperto di questo gioco. Perché hai scelto? Perché hai scelto questa disciplina? Perché mi piace, ho trovato tanti amici. Domenico Solimeno. Da quant'è che giochi? Un anno. Ti piace lo sport? Sì. Contenti i genitori? Sì. Bravo Domenico, prossimo. Nome? Stefano Massini. Hai scelto lo sport, hai fatto altri sport? Sì, ho fatto nuoto. Perché hai scelto questo? Perché mi piace. Ti piace di più. A scuola come vai? Bene? Sì. Nome? Valentino. Valentino, quanti anni hai? 9. Ti piace questo sport? Perché sì, mi piace. Bravissimo. Mi chiamo Samuele Papini. Samuele Papini. Come va lo sport? A scuola come vai? Bene. Perché hai scelto questo sport?
Perché mi piaceva, poi c'erano tanti amici. E quindi per amicizia, da grande vuoi continuare a fare questo sport o no? Non lo so. Bravissimo! Prossimo! Antonio veloce, Di Tommaso, ho 9 anni e faccio basket da 5 anni. E quindi ti piace più affermarti nel basket o nella scuola? Nel basket. Bravissimo, l'ultimo maschio, poi abbiamo una sorpresa. Guido Scotti. Guido, da quant'è che giochi a pallacanestro? Neanche un anno. Neanche un anno, ma ti piace questo sport? Hai fatto altri sport? Sì. A scuola come va? Bene. Sono contenti i genitori? È anche una bambina che ha scelto questo sport in mezzo a questi tutti maschi. Com'è il nome? Mi chiamo Viola Petruccioli. Da quant'è che giochi a pallacanestro? 3 anni all'inizio. E perché hai scelto questo sport? Perché mi piaceva, l'ho scoperto a scuola quando sono venuti a farci fare le prove. Sì, ma a papà e a mamma piace questo sport? Al babbo sì, alla mamma preferirebbe se facessi danza o ginnastica. Ginnastica comunque è un bello sport, sta insieme ai bambini e hai già fatto qualche partita? Sì. E perché hai scelto tu questa disciplina sportiva? L'ho scelta perché comunque mi divertiva anche se ero mezza maschi. Vorrei che venissero a giocare con me le mie amiche, la Sara, la Rachele, la Michela e molte altre. Ecco, noi con questa bambina termina questa lunga carrellata di bambini. Di questi 2008 che si accingono, sono agli inizi 2007-2008, quindi poco più 7-8 anni. 8 anni si affacciano a questo mondo sportivo veramente importante, che sicuramente il presidente Castelli, non sappiamo se vorrà rilasciare qualche dichiarazione, ma ce l'ha già anticipato. Presumibilmente fra qualche tempo avranno una nuova sede dove è più accogliente e più conforme, più congeniale alle esigenze di questi bambini che aspettano da molto tempo, e più congeniali non soltanto agli atleti ma anche alla città che aspetta da tempo che questo movimento sportivo abbia una sede accogliente, una sede importante. A lui l'ultima parola in questa magica giornata che ha visto praticamente questi nostri giovanissimi atleti che saranno il futuro di questa scuola basket Arezzo, e sicuramente fra loro c'è nel DNA degli aretini, c'è il genio, e quindi un genio sicuramente nascerà. Paolo, un in bocca al lupo al nostro grande allenatore, educatore Paolo Bruschi, e un saluto a tutto il nostro pubblico aretino. Bravo. Finalmente venite a vedere il futuro, passione, entusiasmo e futuro. E capacità. È loro. È nelle tue mani. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Arrivederci al nostro pubblico della scuola basket Arezzo.